Ebbene, amici, fratelli della congrega, lo so, la mia voce fuori dal coro e anche dal corpo, per quanto questo possa suscitare risate in persone malfidate, in persone che vogliono pensare male del sottoscritto e che continuano ostinatamente a inveire e anche a infervorarsi, a arrabbiarsi. In cuor loro sono state oramai trafitte, colpite, fulminate, stordite da questo falotico inaspettato, perché hanno ragionato per l'appunto di retropensiero secondo i loro schematismi. Allora voglio sfogarmi, no? Voglio dire finalmente la verità. L'altro giorno mi sono recato presso lo studio legale del mio avvocato perché stiamo perseguendo queste persone, ci sono delle indagini in corso, non so se saranno perquisite o comunque sicuramente inquisite. Ora, mi viene mandata la foto di Copland col grande Sylvester Stallone in compagnia destra e sinistra di Robert De Niro e Harvey Keitel. Harvey Keitel che voleva insabbiare la verità. Che c'entra col titolo questo mio video o questa mia voce appiccicata a una miniatura nel fluire delle mie parole cadenzate con quella morigeratezza che mi è consueta e proverbiale e con quella pacatezza di chi ha sempre abbozzato dinanzi alle porcate, alle vigliaccate e alle codardie. A me i conigli che scappano mi danno fastidio. Allora, la cancel culture, cancellare la vita di una persona, come se una persona non fosse mai esistita, forse avesse vissuto soltanto da vegetale. Ho ricevuto delle offese veramente inusitate, inappropriate, sconsiderate, oserei dire vergognose. Dovete sapere che non voglio, diciamo, nascondere nulla, mentre altre persone vorrebbero celare i propri scheletri nell'armadio, è un attacco preciso, sfrontato, anche irriverente, ma giusto e non sbagliato, e non giustizialista. La giustizia bisogna inseguirla, bisogna afferrarla e bisogna fidarsi della legge. Nessuno è al di sopra della legge. Le persone furbette mi stanno profondamente antipatiche. Sì, pensiamo a una storia. Una storia dove c'è una persona che decide di vivere in un certo modo e nel suo mondo, che non significa essere sganciati dal mondo o essere fuori dalla realtà o distorcere le cose e anche le cosce, che viene emarginata, stigmatizzata, addirittura indagata lui. Sì, questa persona perché se mai ha avuto delle reazioni scriteriate, voleva vendicarsi a mo' di Sylvester Stallone o da Punisher di malfattori esecrabili che, ripeto, per l'appunto volevano raccontare falsità e nascondere, celare qualcosa di veramente raggelante questa vicenda, praticamente un'uccisione psicologica, cioè volevano isolare una persona, attaccarla in massa, e forse ci colleghiamo al bullismo che tanto impazza oggi, che tanto impera, ma su cui nessuno veramente indaga. Ci penserà il commissario Falò, o nessuno prende dei provvedimenti seri, perché un po' la cultura maschilista, è la cultura non soltanto italiana o italiota o italica, un po' mondiale, dove l'uomo deve essere uomo, deve per l'appunto reagire. Se reagisce però male, semmai viene anche, non dico internato, ma viene anche sedato, bloccato, e lui indagato perché bisogna, diciamo, resistere agli urti della vita. Questo ci rende uomini, ci indurisce, perché soltanto dall'aver esperito diciamo qualcosa di doloroso, qualcosa di lacrimoso, attraverso la sofferenza che l'uomo si evince, che l'uomo vince, che l'uomo non si sconfigge, che l'uomo batte, diciamo, i pregiudizi di una società cinica, brutale, che continuerà così finché non la si punisce, per l'appunto. Quindi io mi sono rotto, e a costo di spappolarmi il fegato, a costo di deturparmi l'anima, non accetterò mai
eventi successi in maniera, ripeto, totalmente distorta e non a torto, bensì a ragione, voglio ragionare così. Ora, il perdono lo si accorda a persone che si genuflettono, semmai in chiesa, visto che si considerano credenti, e che confessano la verità, non tornando più, metaforicamente parlando, sul luogo del delitto. Mentre chi insiste, deve, diciamo, essere punito e il perdono non gli si può più accordare. Basta perdonare perché a quanto pare non serve a nulla. Quindi è inutile cervellarsi, è inutile scrivere libri, comunque sia importanti, che certa gente non può capire perché non possiede la sensibilità, l'acume o l'acumen, acumen, termine fra l'altro da me citato e citato da Edgar Allan Poe nei Delitti della Rue Morgue, secondo la traduzione di Manganelli, ecco, sarebbero da prendere a manganellate, ma non si può fare perché altrimenti si finisce per essere arrestati anche psicologicamente e se non si posseggono prove a sufficienza, dato che queste persone coniglie, questi codardi non vogliono ammettere la verità, chissà se sono stati identificati. Ecco, avete capito, chiara l'antifona. Ora, Sylvester Stallone in Copland forse avrebbe o aveva bisogno dell'amplifon, cioè di recarsi in quel luogo perché è meno amato e meno amato neanche, ecco, da Annabella Shore. Ora mi sono proprio rotto i coglioni. Copland, l'evoluzione del personaggio di Stallone di Rambo, anche di Rocky, la versione punitrice, diciamo così. Arriviamo a 10 minuti. Quindi, ora, lo scherzo è bello, come si suol dire, finché dura poco. Quando si vogliono ribaltare le verità e soprattutto a una certa età, alcuni dementi psicopatici che non hanno combinato un cazzo, che non sanno neanche recensire un film in maniera sensata, continuano a scagliarsi, soprattutto nel mondo di internet, nel mondo dei nickname falsi. Ecco, crearsi account per diffamare, per calunniare, soprattutto per ricattare l'altro. Il mio lavoro è scrivere, guadagnare poco, vivere da barbone, da dropout, viaggiare, andare a Imola, bere, ubriacarmi, stordirmi, ballare, filmarmi per un'ora mentre deliro, mentre imito De Niro, forse anche Stallone, ma mi sono stancato di questa cultura, tra virgolette, da Stalloni, dove l'uomo deve essere uomo, deve avere un lavoro di merda, semmai sposarsi a una donna di merda, semmai insegnare una scuoletta di merda, cercando di ammansire, ammaestrare ragazzini, da educare e improntare secondo una visione pedagogica, moralistica e chiesastica, totalmente ipocrita e farisea. Questo è Stefano Falotico. Questo sono io, ci sarà il commissario Falò 2, lo sto allestendo, lo sto pensando, lo sto congegnando e lo sto vendendo, ancora no, lo venderò. Io non mi svenderò, in un certo senso ricolleghiamo Stallone Falottico anche al Pacino di Serpico. Preferisco morire da solo o in compagnia di una vodka, non ho detto una mignotta, testa di cazzo, puttaniere di merda, magnaccia come Harvey Keitel. Piuttosto che far felici uomini e donne esponendo la medaglia da sceriffo, no, la facciata falsa che loro espongono per combinare porcate, per ritenersi brave persone, sono persone di merda, sono uomini e donne che non valgono un cazzo, carnali e carnascialeschi. Termine che loro disconoscono. Io continuerò così a fare l'attore, a fare la comparsa, a sparare a zero, non a zero, a ragion veduta, mi correggo, contro persone che non vogliono correggere i propri errori e che ricusano la patologia di cui sono afflitti e affetti dalla nascita, cioè la demenza, l'arroganza, la presunzione. Ora basta,
Ora mi hanno rotto i coglioni, si va avanti e questo è il mio monito, questo è il mio modo di vendicarmi. Come diceva a proposito di De Niro, il grande Noodles, diceva una volta in America, è il tuo modo di vendicarti? No, il mio modo di vedere le cose, che è la stessa cosa. Sono seduto in una stanza piena di teste di cazzo. Sì, brutti figli di puttana! Lo sapete che avete fatto? Prendete il figlio di Johnny O'Rourke e lo fate diventare nostro organizzatore generale! Lo pagate 36.000 fottuti dollari! E nello stesso tempo gli fate vendere assicurazioni alle stramaledette fottute! Alle stramaledette fottute! Alle stramaledette fottute sezioni sindacali di suo padre, cazzo! Ma come si fa? Come fate a essere così stupidi? Quel grande testa di cazzo di Kennedy ce l'ho attaccato al culo ovunque io vada! Non lo sapete che mi perseguitano, controllano tutto quello che faccio e voi lasciate che questo succeda in pubblico! Glielo state offrendo! Io vado in galera. Vi è chiaro? Vado in prigione a causa vostra, stupide teste di cazzo! È quello che volevate? Volevate mandarmi in galera? Ditemelo così vi uccido subito! Qui!